Facciamo angolo del rovescio, no? Adesso facciamo dei punti tutto campo. Buona! Bella! Adesso vediamo come da una situazione passiva io cerco di difendere, rigiocare in manovra, una palla in spin. Da una situazione attiva invece sono più vicino al campo e cerco di offendere. Poi posso giocare una palla rotonda o una palla piatta, dipende dall'altezza a cui la trovo. Vai. Cercare di manovrare da dietro per poi crearmi l'occasione per attaccare. Da dietro quando posso cerco di manovrare la palla, se l'altro non mi ributta giù. Ok? Da dietro devo rigiocare semplice, come in questo caso. Vedete? Alto e semplice. Vai! Ce l'hai? E qua devo seguire meglio la palla della rete per coprire gli spazi. No, non ce l'hai. Buona! Ma perché? È troppo rigido! Oh, sì! Cazzo, più alto! Più alto, dai! Sì! Oh! Sì! Oh! Sì! Oh! Sì! Oh! Sì! È troppo! Vedete, questo è un colpo. Adesso cerco di muovere di più la palla, vi faccio vedere come si fa. Cioè da dietro cerco di spostare l'avversario per metterlo nelle condizioni di faticare, di non poter colpire la palla da statico. Vedete, muovo la palla in questa maniera, qua cambio, se cambio di là, sempre gettando la palla in manovra. E può andare lunga, ma accetto il fatto che perdo controllo. In questo caso il mio amico è rimasto scarico sulle gambe, doveva star basso e da sotto giocare una traiettoria più rotonda. Qua l'ho trovata stretta qua in giro.